La morte fa paura soltanto se si sbaglia la vita. Dovremmo capire che se è difficile imparare a vivere dando senso alle opere e ai giorni, è ancora più difficile e impegnativo imparare a morire. Ha chiuso l'omelia con questo messaggio il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, che oggi, 2 novembre, ha officiato la funzione eucaristica alle 10:30 davanti a tanti cittadini e alle autorità civili e militari. La Santa Messa è stata officiata al cimitero centrale di Fano insieme al parroco del Duomo, Don Giorgio Giovanelli, e a quello del Porto, Don Gianfranco Casagrande. La ricorrenza dei defunti è stata l'occasione per un monito all'amore, alla riconoscenza, alla responsabilità, ma anche a cercare la vita a tutti i costi, in modo che la morte ci colga vivi, appassionati, amanti, e per noi credenti ci trova ancora abbandonati a quell'amore crocifisso che ci ha dato vita, misericordia e voglia di vivere. All'inizio dell'omelia il vescovo si è rivolto innanzitutto a chi è stato segnato da un lutto recente anche a causa della pandemia, con i funerali tristi perché senza popolo, senza affetti, sguardi e senza il tocco del saluto finale. A loro Trasarti ha detto: oggi è un momento di tristezza, c'è una ferita ma c'è anche la speranza che questo giorno possa donarci il chiarore di una luce che consente di valicare il tunnel oscuro della morte e ci faccia considerare con occhi diversi la nostra esistenza. Un giorno, dice la fede, troveremo in una terra nuova tutti coloro che abbiamo amato e che ci hanno amato. Dice la scrittura: la vita non è stata tolta per sempre a coloro che ci sono stati cari, ma è semplicemente trasformata. Si è concluso il loro pellegrinaggio e ora vivono nelle dimore eterne, in un abbraccio infinito di tenerezza. Il cimitero è luogo di silenzio, ha proseguito, ma anche di comunione. Nel pronunciare queste parole Trasarti ha fatto riferimento alla necessità di un silenzio riflessivo, anche in casa, che ci aiuta a riflettere sulla vita, a goderla, ma anche a verificare il positivo e il negativo. Oggi troppi rumori, troppo no, che non è contrario alla TV, al giornalismo, ma interiormente c'è bisogno di tempo. E il cimitero è il luogo di silenzio per far parlare i morti a noi. Tu dici: ma per parlare, certo, la morte parla, ci dice chi sono, quello che hanno fatto, cosa posso essere. E quando si va in silenzio nel cimitero, almeno quando ero giovane parroco, vedendo le tombe dei giovani, anche se andavo con mare dei problemi, dicevo: la vita è bella comunque, sono vivo ancora. E a proposito dei giovani, ha detto anche questa mattina che non si può morire sfidando il pericolo, non si può morire sul lavoro, quindi dobbiamo fare anche attenzione al quotidiano. Se la vita vale, e ne sono convinto, la vita non bisogna mai sfidarla, come la natura. Non si può morire per nulla, morire per un progetto se la vita ti obbliga. Non si può morire sfidando una macchina, sfidando un motorino di notte, è assurdo, è inutile, è una morte. La morte è sempre grave per un genitore, però quella è morte inutile, non racconta niente. E credo che oggi anche la società civile deve impegnarsi a non si può morire per lavoro. E il lavoro è per la vita, ha aggiunto Sua Eccellenza, è per vivere, mangiare, è per la dignità. I nuovi monumenti, ha detto, dovremmo farli a loro. E poi un appello rivolto a tutti, quello di venerare i vivi. Siamo tutti figli che hanno ricevuto un patrimonio di fede, per qualcuno, di bene, di valori, forse anche di ricchezza materiale, da padre, madre, nonni. Ma cosa significa per noi, e chiudo, tenere viva la loro eredità spirituale? C'è tanta eredità, quella materiale, se uno ce l'ha, ben venga, dica grazie, non la sprechi, ma credo che noi dobbiamo anche ripensare un'eredità spirituale. L'humus da cui noi siamo cresciuti è la famiglia, ma non famiglia per fare, la famiglia. L'humus è quel complesso di amicizie, l'humus è ciò è chi ci ha amato, e l'humus è anche chi ci ha dato una cultura, un'immagine, una città, un modo di essere. Non siamo nati nel nulla e non viviamo nel nulla. E quindi avere anche questa gratitudine intelligente, che non vuol dire rifare quello che hanno fatto prima, però da qui ripartire con gratitudine. La cultura, per esempio. Non si può far finta che... E cultura non è soltanto leggere libri, è quell'humus di visione della vita, di intelligenza, di affettività, anche di rispetto della vita, che noi dobbiamo custodire e anche coltivare un po' di più, credo. Poi se uno ha il dono della fede, la vita eterna, poi ognuno ha delle speranze nella vita. Allora quello però ne faccia tesoro e la sviluppi anche in bene e non con orgoglio. Al termine della messa, la deposizione di una corona d'alloro al cippo dei caduti in guerra.